Ci siamo permessi di toccare i signori all'Iello. Ma mi devo tagliare le mani. Mi devo tagliare le mani! Ci ha detto più piena in cucina! Ma che dite, che dite? Ma non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Devi vedere ancora di che cosa è capace, Don Peppino. Mia figlia, sento puzza di cipolla. Il negozio di furto, fratello. Ho dovuto cacciare di notte. Avete sentito? È una libera! Mio marito non esiste più in casa! Sta andando la bottega sotto sopra! E questo è ancora niente! Devi vedere ancora cosa devo fare! Alla cucina non esiste più per me! Perché non esiste più la casa! So io come devo passare le serate e anche le domeniche! Me ne voglio andare in campagna, me ne voglio andare! Mi voglio ricordare dei miei amici! E senza chiacchiere soverchie! Don Peppino è uomo troppo conosciuto come sede di commercio per attirare il ridicolo sulle sue spalle. Me ne vado! Il cappello, dove sta il mio cappello? Ma questo non è mio. Ah no, questo è il mio cappello. Un altro cappello rovinato da mio suocero. E va bene. E ti annunciami senza cappello! Ma dove vai? Lasciami e non rispondo più di me. Ah,
tu mi apri i spacchetti, così io dico all'inglese, capì? Spacchetti all'inglese? Allora ti dico. Ma ne ero troppo affettato. O così te lo lascio aperto lì e non tu, capì? Troppo giusto, troppo giusto. È inutile che vi guardate, non mi fa un difetto, guardate qua, precisa. Io questa qua l'ho cucita con la mano del buco. Domani me la porto alla bottega e ve la finisco. Mettili nei piatti. Ma guardate, se questo è il posto da mettere una giacca e un malaguri di pannolino. Mi devo avvicinare il vestito. Qua me lo dovete incinare. La camera vostra che la tenete a fare. E io l'ho detto a donna Antonia, lascia pure lo specchio, sarebbe meglio. Ma hai detto no, la devo misurare qua. No, perché qua c'è stato il parcone. E io ogni tanto mi faccio, ma poi si arriva tutto via. Ma è inutile, non mi fa un difetto. Però date uno sguardo pure voi. Me lo devo vedere addosso, no? Che capita, no? E me a Rocco non lo vuoi aspettare. E tornerà da voi. Ma poi per dopo domani non è pronto. No, zitti, tu accanto a voi, capito, no? Il vestito mi serve proprio per l'inaugurazione del negozio suo, capito? E Rocco lo devo vedere se ci stanno i difetti. Oh. La stufa non me la fece scegliere da lui. Ma che dire, Rocco? San questi e il gusto che tiene lui non lo tiene nessuno, capito, no? Quando io gli dissi, fai il pacchetto, dicevo, non si può, ma non può essere un po' cazzardato. Ma quando mai mi aveva risposto lui? Ma a Londra, più che ci sono e più ci deve essere da giù, e nessuno dice niente, capito? No. E che fai da lui? Ma mi hai fatto lui. Siamo sicuri che Rocco viene, non aspetti più di mezzo, donna Do, e io tengo da fare. Donna Do, vieni a vedere la signorina Rocco. Io la faccio, non so tornare. E stamattina quando è uscito, mi è venuto di me a salutare. Ma che carattere sei, che te ne vieni un guaglione? Quello quando mi è venuto a salutare in camera di... E a me mi ha salutato, come fa tutte le mattine. Non ha detto una parola di quello che era successo. Ma capo? E scostumato. E non ti permettessi di sedersi a tavola oggi? Oggi è domenica, però. Domenico o lunedì a tavola da loro? Quello lo sapevo. Io non sapevo che oggi non dovevo venire a mangiare qua, voi. Perciò quando mi è venuto a baciare, perché quello mi viene a baciare tutte le mattine. Ma bacia qua, ma bacia. Mi ha dato quattro baci. Due di qua e due di là. E non ha detto niente per non farmi dispiacere. Non c'è la miseria. Quanto è bello che non voglio una miseria. Poi l'una e mezza, alle due ci mettiamo a tavola. Io mi vado in camera mia. Quando mi venite a chiamare per il pranzo, se non si asse a tavola a tavola, è inutile che mi chiamate. Tieni, non vengo di la prossima volta che viene lo metto a posto. Grazie. State ringraziando il caffè. Ma voglio venire per una prima bene in testa. Ehi. Rocco non tiene rispetto per nessuno. A me mi rispetta. A voi vi tiene tratto. E approfitta della vostra protezione per fare il comodo suo. Ehi. Ma voi è venuto a baciare quattro volte stamattina, sì? Ehi. Da me non mi è venuto nemmeno per dire schiaffo. Mi ha fatto buco. E quando voi, invece di quattro, gliene voglio dare di otto baci. Per come si è regolati, capito? Tu tieni un carattere impossibile. Sì. Sì, 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 chi da me. Tu non lo facciamo una da voi, capito, no? E quello perciò non è venuto. Quel ragazzo si sente oppresso in questa casa, sì? Perché tu lo maltratti, sì, perché ci superba e ti credi una palla eterna, capito? E lui lo servizia in malafitto. Sì, 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 per l'invidia. Cioè, questo è bello. Secondo voi io sono invidioso di mio figlio. Capite, perché quello è intelligente, è furbo e è simpatico. Può fare solamente piacere. Sì, ma non può farne piacere le idee moderne del ragazzo e il desiderio di mettersi in corso e affermarsi che lui tiene, capito? E soprattutto va fanno scarpa stretta, perché lui sta mettendo un negozio elegante a via Calabritta. Ma se sono stato contrario, perché un negozio nuovo in un'area aristocratica, sì. In questo momento era... È un'altra cosa che non potevamo sostenere. Sì, e poi lo faceva comodo tenervi a Rocco quando mandava avanti un negozio a rettifico, mentre voi vi prendevate tutto il merito della sua capacità. Ma siete ingiusto, scusa. No, E vi compatisco solo perché quando parlate di Rocco voi non ci vedete sì, più. Sì, sì. Ma che motivo aveva di fare intendato? Quando le cose a via rettifico, sì. Non andavano bene.
Il negozio di rettifilo non è più all'altezza dei tempi. No, ma per piacere! Io quando 26 anni fa presi in mano le vedi del negozio, no, e dissi che non era adeguato, che i soli cappelli non rendevano più, per cui bisognava trasformarli in cappelleria e articoli di abbigliamento. E un altro poco facevate correre i carabinieri. Non ci volle poco per convincere. Adesso che si tratta di Rocco, tutto va bene. Nessuno si deve permettere di contraddire. Perché non tutti possiamo fare i cappellati. E voi non vi sentivate all'altezza di vendere soltanto capelli. Io all'epoca vi avevo lasciato una ditta accreditata, Cappelleria Piscopo, e voi la dovevate lasciare così com'è. In una bella matrice, è solo scritto Coppa Nostra. Benisco per primo un abbigliamento da uomo e cappello. Vabbè, adesso il veleno però da vostro figlio. Rocco vuole un negozio suo in cui deve fare da padrone e non più da dipendente, capito? Ma se sono contrario, perché Rocco è abituato alla clientela del rettifilo? Ma via Calabritta è tutto un altro discorso. I signori di via Calabritta si sentiranno onorati di servirsi da Roma. Rocco è stato a lui. E a lui ce l'ho mandato io con i soldi. Eppure i soldi che sarà più un negozio nuovo glieli ho dati io, perché io i soldi è tempo. È stato d'accordo perché io mando al telefono a tutto qua. Ma se lo faccio senza negozio. Voi fate del male a me e io lo faccio a voi. Ma come noi fai? Ma quale male? Vi facciamo del male? Sì, sì, perché voi sapete che quel ragazzo è l'unica mia debolezza. E non è che io ho cercato di farvelo capire, ve l'ho detto chiaramente, e siete cattivi, sì. Sì, perché il male che fate al ragazzo facendo male a me, facendo male a lui e a me contemporaneamente, lo fate consapevolmente. E gli altri fate la vita intera. Ma se vi potete mettere a tavola e mangiare per un piatto e maccheroni sicuro, dovete ringraziare a Don Antonio Vicco, lo dovete ringraziare. Guardate come ve lo dico. Non toccate Rocco. È chiaro, non me ne vado in camera. Quello che dovete fare, lo sapete. E quando è c'è solo discorsi da farsi, ma meglio che me ne vado. Dammi un muscio a Don Antonio, se non voglio lo vedere Rocco addosso il vestito non se lo mette. Lo trovi il signorino Rocco questa sera? Me lo domandi a me. Donna Rocco. Donna Rocco non sa niente, vuole essere lasciato in pace. Dici, andiamo in cucina che si deve lavorare in salata. E tu che fai? Se non era domenica non tenevi chi? Era il secondo piano che ne andavo. E vabbè, voi siete un uomo di casa. Buona serata. Scusate. Ma a voi scusate. Ma voi siete il fratello di Virginia. Passate qui. Quello che si tagli i capelli a zero. E questo è il copricapo che usate quando uscite per degli conti. Questo è un berretto che ho trovato a casa. L'ha dato vostra sorella. Il video sta qua. Ecco. Fatemi un piacere. Mi fate vedere la testa. E mi fa piacere. Caspita. E fate una cosa. Mettetevi un po' il cappello, fatemi vedere una cosa. Lasciatemi stare. Come potete lì. Perché comunque non mi offendo. Fatemi vedere. No, è che c'è da ridere, Io adesso che conosco la vostra vena non ci trovo niente da ridere. Ma dopo dello sfogo, uscite al sentimento. Tutto tipo da magà. E se quello che si mette a ridere, dopo che ci ha fatto la faccia, dopo mi sento più forte. E le mazzate non incontrano resistenza. E come tenere un motore a folle e piede sull'acceleratore e fa solo rumore.
E potete controllare le mazzette? No! La forza mi comanda! Paura ci mandati per le prime, commozione celebra, tre cose spassà, luna salute, guarimbri stessa da noi! E non mi fai niente, mi fai niente, mi fai niente, mi fai niente, guardati un momento! Ma ragionire è sempre il primo ad arrivare. Adesso come ti senti? No, dico, dovresti sfogare o no? Ma sono mangiando qua, che vuoi scemere la tua venire, che è solo, ma tutta la capo ti faccio su qua, mi scassa la faccia tutto qua. A casa vostra, cioè. No, e che c'è? E tu pare che lo fai per divertimento, ma tu hai una necessità. Tu non puoi badare se ti trovi per strada in casa d'altro. Tra poco qua ti devi dire una persona che forse fa il caso tuo. Tu fai una cosa, vattene nella stanza della stiveria. Quando questo arrivo di là, tu esci con il cappello. Appena lo vedi, te lo tocco. Se vedi che quello si mette a ridere, io ti autorizzo a regolarti qua come ti regoli per stare. Mi è una sabbia. Sì. Mi sento già tutto il formiglio con tutto voi. Non ti faccio una faccia. Non ti ha fatto lui. Ma io faccio così. Io faccio così. La domenica mi mette in una tale euforia addosso che non mi potete credere. Io inizio a pensare a lunedì alla gioia che mi deve dare la domenica che viene. E voi invece siete di cattivo umore pure oggi. Non come domani. Ma il cattivo umore non mi deve far dimenticare di salutare gli amici che vi vogliono bene. Scusate, Elena, scusate. E donna Rosa dove sta? Lasciatela stare, non vuole essere disturbato. Lo sapete che quando sta in cucina vuole essere lasciata in fatto. Sta preparando il ragù per voi. Solamente, per tutti quanti, no? E poi devo andare a vedere se i fuori mi sono venuti come dico io. E le voglio fare omaggio di questa cassara alla siciliana, Sicuramente avete sentito parlare, avete saputo che le piaceva la cassara, se ne siete ricordati o l'avete portata. Vabbè, ma poi non fa piacere che io mi ricordi le cose. No, a me mi dispiace che non vi ricordate di certe altre. Per esempio. E donna Rosa ha un marito che sono io. E lo dicevate a me. Poi se non mi avrei fatto incomodare. Perché la cassata a mia moglie me la compravo io. E vabbè, allora voi mi volete privare del piacere di fare un omaggio a donna Rosa. Ma quella cassata mi piace. Non ci faccio poco. Io tengo un poco di morire. Non so se la cassata la posso mangiare. Sono in cura. E vabbè, ma oggi è domenica. Ma lo posso mangiare un pezzettino di cassata? Ma proprio un pezzettino? Un pezzettino. Permettete allora, io vado in cucina a vedere se i poli mi sono venuti come dico io, permettete. Tu pure, vieni con mamma, vieni, andiamo a fare un'iniezione. Mamma non me l'hai fatta stamattina. E chi non è figlio? Ma me le devo prendere stasera. Poi non mi ricordo che l'hai già fatto. Ma io la preparazione del cranio. E questa è la spirito domenica di mio fratello. Permettete, signora Elena. Vieni mamma, vieni. Voi la vedete, se sei la scherza mamma, quella mamma è pratica, perché ha curato la buona anima di papà fino all'ultimo. Se non moriva, povero papà, mamma non lo lasciamo, ma devi fare una bella siringa da mamma, vedete se sentite l'aria, i geloni a zia Rosini ce li ha curati, mamma ce li ha curati, chi se ne è accorto che voi tenevate il fegato malato, che tenevate gli occhi gialli, mamma se ne è accorto, mamma è franca, mamma è istruita, leggi libri, zio Peppi, voi la prendete a scherzo, e scherzo, zio Peppi, scherzo. Quanto buono.
Ciao. Dove figlio? Voi a mio marito lo dovete prendere con me. È un po' esuberante, a volte si rende noioso per il modo di come prende a cuore l'amicizia. Ma io vi garantisco che lui per la vostra famiglia si farebbe uccidere. E io me ne sono accorta. Voi non lo trattate più come al principio della vostra amicizia. Lui non ha il coraggio di dirlo. Ma come ha parlato, proprio ieri sera quando ci risalimo sopra, sapete cosa mi disse? Sono veramente addolorato per come mi tratta il cavaliere da qualche tempo a questa parte. Io ovviamente non voglio appesantire la cosa, perché lui ha un carattere sensibile, perché seppure io vi dicevo che avevo avuto la stessa impressione, sarebbe stato capace di mettersi a piangere. Come qui, a me lo potete dire, ma che cosa avete contro di voi? Niente, che non sto sempre nello stesso umore, questo è tutto. Non mi volete confidare con me? Mi dovete perdonare, non per più. Mi accorgo di aver toccato un tasto molto doloroso per voi. Non ne parliamo più. Però vi dovete promettere che lo stato d'animo in cui vi trovate c'entra in minima parte mio marito. Sarete voi stesso che me ne parlerete. Non oggi, domani, dopo pranzo, quando volete voi. E vi dire le cose che già sai. E che probabilmente sanno già tutti quanti. Quindi vi giuro che non so nulla. Allora andiamoci là. Perché siamo in due, non siete. Ma vi giuro, non lo capisco. E visto che vi trovate in questo stato di grazia, perché dovrei essere proprio io a farvelo perdere? Ma continuo a non capire. Bene, non fa niente. Se non sono rose, non vi urlate. Ma ho l'impressione che siano proprio rose. E con molte schifo. Che peccato, niente, niente da fare! Ma come diavolo sarà successo? Ma che stai? I tuoi, mi sono andato in cucina, ho trovato il figliatino con l'acqua colma fino all'orlo e non era neanche acqua pulita. Qui ci stavano dei pezzettini di carbone, dei fiammiferi studati in cucina. C'era pure un francobollo che galleggiava da sopra. Si vede che qualcuno l'ha fatto apposta. Io in cucina non ci ho messo via. E voi che ci dà? Siete stato voi? Io. E secondo me non tengo a che pensare. No, dico così per fare uno scherzo. E ti pare che sono scherzi da fare? E vedi che sarà stato uno sbaglio. Sicuramente, forse sbarratamente la cameriera, Va bene, ma fai una cosa, vai a salutare la donna Rosa perché quella sta così amareggiata per il fatto dei voli, va? Permettete. Bel sole, Facendo delle magnifiche giornate di sole, non sembra mai che inverno. È una primavera. Voi non potete immaginare che bene che mi fanno queste giornate. Sì. Io mi sento certo perché mi sono mai distratto, ma io soffro di artrite. Ah sì? C'è un dolore articolare qua dietro la spalla che non mi posso neanche grattare. Ah, così voi dietro la spalla non ti potete grattare. Io se ci trovo il dolore mi fa piegare il culo. Ci vorrebbe proprio uno che vi grattasse. Sì, magari lo stipendiamo. Ma io credo che voi potete trovare pure a uno che ve lo fa grato. No, è un malato di altruismo. Ditemi, ma voi è stata a quel comasso? Ma questi ve ne andate? No, no, mi hanno mandato per voi. Va bene, fate come voi, se permettete, se no altro lo prego, prego. Ragioniere, vi volevo pregare di una cosa. Dite. Bello, meraviglioso. Ma dove l'avete preso? Come preso? No, dico, ma dove l'avete trovato? Ma chi è? Il fratello della cameriera. Mi chiamo Michè. Piacere, Gianniello. Ma me l'hanno mai detto che siete una terracotta di scala? Un amore antico. Una scultura cinese di 3.000 anni fa. Ma dove sta? Che cosa? Come dove sta? Ma non ti fa ridere? No, ma quale ridere? Quello mi commuove. Scusate, ma non vi hanno mai fotografato? No. No, io tengo una macchina fotografica, io ti do, piano di su, poi voglio fare due o tre fotografie. Poi un paio ve le regalo, O venite voi da me, o vengo io da voi. Vengo io da voi. Ah, allora ci vediamo domani mattina. Va bene, allora domani mattina. Ma vattene dove sta? Mi cammini, facci guardare un po'. Mi dispiace, era una vista, mi dispiace.
Buongiorno, zio Mimè! Buongiorno, vai, buongiorno, papà! Il dolce preferito da mamma, la cassata alla siciliana. Anche io gliel'ho portata, sì, sì. Ma adesso Donna Rosa sicuramente preferirà la vostra, quella del figlio. No, ma l'ospite aspetta la precedenza. Hai torto, non insistere. Tu perlomeno non hai saputo agire di convenienza. Ma che ho fatto? Sì, va bene. Non fare la scema per non andare alla guerra. Federico non si doveva avvicinare a lui all'uscita della chiesa. Con una faccia tosta, sapendo come ci siamo lasciati ieri sera, quello si presenta tutto sorridente, come se niente fosse accaduto. Bene, quando si è avvicinato per salutarmi, naturalmente in cuor suo c'era la speranza di fare pace con te. Non riusciva a mettere insieme quattro parole. Non ti dico come è rimasto quando tu hai voltato le spalle e te ne sei andata per conto tua. Ti stava mettendo a piangere in mezzo alla strada. No, io l'ho visto, quello Federico piangeva proprio. Ma io non dico che Giulianella non deve fare pace con lui, insomma si devono litigare. Ma una lezione se la mette, da così si impara a fare un uomo dispotico. Secondo me Federico è un bravo ragazzo e a Giulianella la adora. Quando l'ho visto prima sulle scale della chiesa, solo come un cane, mi è salito un nuovo alla gola. Voi poi siete conosciuti, lo sanno tutti che siete fidanzati. E non ha fatto una bella figura con gli amici che vengono visti da soli. Tu per conto tuo, lui per conto suo. Pure per questo stava dispiaciuto. No, no, solo per questo. Certo, l'orgoglio. E che sperava? Che mi sarei gettato ai piedi su in presenza di tutti. Ma lui un passo di sottomissione l'ha fatto, scusa. E ne deve fare ancora assai. Se ha intenzione di ristabilire con me i rapporti che avevamo prima. Per oggi è meglio che passi la domenica passeggiando sotto casa mia. È pure una bella giornata, quello che ha poco da. Sì, sì, ma stai attenta, perché un uomo come lui difficilmente lo trovo. Vado a salutare mamma. Vieni a me. Permesso. Lo spettacolo è magnifico, hai capito? Poi quando è finito ce ne torniamo. Vabbè, l'altra volta non mi ricordo che recitavate. C'è un po' che mi dava. L'altra volta! Chiedere una piccola parte in un lavoro drammatico. E poi recitavo senza maschera. Io voglio vedere come fanno il cielo. Sì, sì, la vedi con la maschera. E stasera si è la pelle di fa la mano del pulcinello, hai capito? Vabbè, sì, vabbè. Mattino mi porto con me. Ma non fate tardi, se ne posso in benzina? No, no, non ti raccomando, appena finita la rappresentazione ce ne torniamo. Virginia, è pronto per me? Sì, sì. E prepara pure per Attilio. La signorina viene con voi? Sì, sì, viene con me, viene con me. Scusate, ma voi quando recitate dovete mangiare prima? Ma per forza, cara ragionia. È perché con il mangiare sullo stomaco non saprei né saltare né ballare. E allora quindi mangio poco. Una frittatina di due uova, un'insalatina e una frutta. Ma non bevo! E beh, dovete rinunciare al pranzo domenicale, semmai in compagnia di tutta la famiglia, no? Vabbè, ragionie, scusate tante, io non recito tutte le domeniche. Ma questa è la maschera? Sì. Ah, questa è la maschera, la mia cura di stato di bisogno. Questa è una delle preziose, è ricamata dal cavo... Cavo! Cavo! Cavo, sì, dal cavo di Antonio Petizio. Ma che cos'è il cavo? Scusate. Oh, ma dal cavo di legno. Anticamente il teatro più conosciuto era quello del napoletano con i Pulcinella e tutti gli attori che indossavano la casacca. La casacca. Gli attori erano orgogliosi di interpretare quella parte ed ecco che dal capo si chiamava una maschera per questa o quell'altra interpretazione. Ma perché le maschere non sono tutte quante uguali? No, ogni attore si è ricamato da solo. Questa, vedete, guardate, questa piange, ride, odia, mamma. Ah, e poi devi vedere, ride, avete inizio. Ma mi pare che stavate piangendo, però. Perché la maschera non li vedi? E vabbè, ma sarà pure la maschera, ma non c'è, però. Vabbè, avete ragione, io non sono lupi, Certo. Sì, è pronto per voi. No, per servita lì non potevo sperare altrimenti. Ecco qua, per il signorina Antonia. Dopo, anzi, capi, o andiamo e poi andiamo. Ah,
mamma mia. Ma che fa? Qui. Tu la frittata non te la devi mangiare neanche i punti di scazzetta. E tanto bene mi sarà da tutta. Ma lascialo mangiare. Ma allora ti accontenterai quando quello viecherà le ginocchia per la dipolizia. Che avrei fatto tu? Virginia! Tu ti devi portare un pezzo di mozzarella, se io li bevendo un bicchiere da 6 di numero. Va bene. Ah, finalmente ci mettiamo a tavola pure l'una, tra poco. Mamma, ha fatto un ragù eccezionale. Ma senti della propria, non ti senti? Certo, scusate. Io a casa questo faccio, sono la dannazione di mia moglie. Ma quando mamma, sapete che dice? Vabbè, tu poi dopo non mangi a tavola. È perché a casa mia moglie non dice la stessa cosa. Ecco qua, il pranzo per il signorino Attilio. Tu vuoi dire che fai la spiritosa, capi? Io sono bene! E questo lo so mangio! E chi sta dicendo niente? Dimmi! Ah, donna me è arrivato il dottore! Dove è il dottore? Ho capito, un momento! Cosa rappresentate questa sera? Ah, sì, sì, lì! Ma un bello tombe poi! Tombe poi! Tombe poi! Pure di Antonio Pedicchio. Certamente, me, dottore Antonio Pedicchio. Ah, sì. Buongiorno. Buongiorno. Signore, vi ho portato i libri che mi avete prestato. Ma è un piacere prestarli a voi, perché siete uno di quei pochi che li restituiscono. E io ho un profondo rispetto per la roba degli altri, e special modo i libri. Sapete, io avrei un grande onore di perdere qualcuno per avere tanto impresso da una ricca. Come siete convinti? Con questo l'ho rilegato io stesso. Quella carta è così, prima di fare il rilegato. Io me ne devo andare, se no faccio tardi, capito? Chi ci dice? Anch'io lei lo aspettavo. Alle 17 perfetto, adesso vado dentro, mi vesto e me ne vado. Quindi non siete già vestiti? Come sto vestito, arrivo dalla casa. Mi vesto per lo scherzare. Non è un vero e proprio teatro, è un camerino, è quello se è del film. Allora che faccio? Io mi vesto qua, poi a un taxi lo faccio accostare al portone e mi pizzo di a me, chi mi vede? Prendete, prego, 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 prego. Ma io vorrei sapere, ma chi ce lo fa fare? Poi mi luce una bella giornata tranquilla in famiglia e se ne va camminando con il mangiare sullo stomaco. Invece io lo ammiro e lo stimo moltissimo, perché fa una cosa che ti fa piacere di fare. E poi certe cose si fa andando per non peggiorare l'ignoranza assoluta. Voi siete d'accordo? Mamma, io ho finito, mi vado a prendere un vestito nuovo e vado a continuare a fare. E chi devi andare a stancarlo? Perché non sto bene. Dai, benissimo, ma, così. Allora, fatto così. Arrivederci, dottore. La cura la sta facendo. Hai detto la comincia a registrare. I maccheroni lasciano di riposare 60 minuti dell'insalamiero. Sì. Così si siamo riscono messi. Mettetevi a tavola. Io mi vado a rinfrescare un po' perché puzzo di cucine che solo Dio lo sa. Vi sistemate e decidiamo a tavola. Eccomi qua! Buongiorno, buongiorno a tutti! Leggimine, caro! Ciao! Tutto bene? Tutto bene, grazie! Ciao! Eccomi! Grazie! Non puoi dirlo, non so! No, non so! Qui! Qui la capo, non devi lasciarmi capire! Nonno, caro, non mi posso sedere! Giuliano, io sono rimasto con Federico che gli avrei fatto un cenno da balcone se poteva salire o no. E lo dici a me. E a chi lo devo dire? Se sale Federico io me ne scendo giù da Mario e mi faccio invitare a pranzo da lui. E allora me ne devo andare pure io. Non se te ne devi andare lo devi dire a me. No, no. Federico, mio carissimo amico, non lo posso lasciare in mezzo ad una strada, nelle condizioni in cui si trova. Quando poi ha commesso una sciocchezza, tu adesso non fare capricci. Siete a tavola e mangi, tu sei un uomo, conosci quali sono le regole dell'amicizia e non mi puoi consigliare diversamente. Ma perché Federico non può stargli qui, secondo? Non posso dire perché
Ma fatti già anche il cucciolare. E allora il Giuliano mi farà la cortesia di andarsene lei. Se no tu non mi capirà. Io me ne posso andare. Poi se ne va a Rocco ve ne andate pure voi. Sì, che la causa del malore in famiglia sei tu. Ma ad ogni modo non ha importanza. Io me ne devo andare. Allora. Mannaccia morta prendere. Ma come è possibile? Ma non si riesce a capire con propri voti qual è il desiderio di una persona e lo si accontenta solo. E senza costringere questo disgraziato a usare la forza per ottenere quello che mi spetterebbe di diritto. Mannaggia, cambio giù, c'è mannaggia. Quello va da posto, lo fa. Io non devo avere orgoglio, non voglio ammettere la mia debolezza. Ma come ne porta qui? Almeno a me mi metto a fare la persona uguale, mi metto a fare. E tanto sono scocciato, lo dice! Ti aspetto tutta la settimana, almeno, quando mangia, non mi ha tempo anche tu. Vicino al gruppo di lui, a fianco a me, a questo qua. E quando va a dormire, per essere a me? Voi scherzate, a me mi pare quasi di sentirlo lì, quando rimane sul TV. Povero nonno, ti ricordi? Per dare un video quanta colma le case migliori, E questo lo direte ridendo, lo direte ridendo, ma che sei sicuro? Che io non c'è stupido più, e non mi faccio un stupido. Vai a mettere la cosa, state a dire, perché può essere pure che non lo dici, mi chiede una sciureata per un pitano! Tu stai al posto dove non ti muovi, ragazzi. Come sto con i nervi non ti consiglio di fare la critica. Ma non mi potete costringere a parlarci. Le avverto che non lo guardo neppure in faccia. E questi sono affari. Però devi stare al tuo posto e non ti devi muovere. Nonno, tu ti puoi sedere perché fra due minuti sto qua. Siediti! Ma certo quando taglio tu! Gigi, porta in tavola! E brava mamma! Caspita, che tremendo! E perché devo stare sempre con una serva? Non lo vuoi pure quando state con il più in cucina, siete sempre la signora coi zii. Grazie. E poi volevo fare onore al colpo che mi ha regalato il ragioniere Ianiello. Cioè, che la signora Ianiello mi ha regalato. E che se permettete ho comprato io. Quindi volete tagliare il merito. Ragioniere, siete stato veramente di gusto. Mamma, è di un colore... Io volevo dire che alle volte un vestito indovinato, un cappello, che so io, può togliere qualche anno pure a una persona giovanissima. Maria Carolina ha ragione, è troppo giovanile per te. Lo regali a me e te ne compri uno di chicca più seria per te. E poi donna Rosa farebbe un torto a ragionire. Desideriamo tanto un posto in pezzo. Mamma, ora stiamo scherzando. Siamo proprio stati. Sì. Accogliamo gli altri, sì. Sì. Che qualità. Grazie. Eccolo qua.
Ma senta quando venerò. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Prima di tutto un bel bacione a mamma. Quanto è bella che la mamma era la mia. Mamma mia, che barba dura che te l'hai vista. E adesso ti cresce un te. E Don Federico, voi non vi sapete. Come no? Il posto vostro è quello, vicino a noi. Buon appetito, buon appetito. Buon appetito. Ok, grazie. No, non morirò. Ma per lui, non lo so. Ecco qua, guarda, no, per lui, di me. Buon appetito a tutti. Adesso chiedo scusa a papà e a tutti. Me ne vado in camera mia.